cambia siamo noi. Ci chiamiamo Instabile Portazza Community Creative Hub. Questo perché vogliamo, diciamo, racchiudere una serie di realtà che sinergicamente collaborino tra loro, quindi sicuramente i cittadini che devono trovare in questo luogo uno spazio di aggregazione, uno spazio stimolante in cui passare del tempo, in cui coltivare delle passioni e delle attività. Dall'altra vorremmo che diventasse uno spazio in cui artigiani, artisti e creativi in generale possono trovare uno spazio per loro, per lavorare, fare in modo che ci sia una sinergia tra queste due realtà. Instabile è quartiere Savena, quindi è una parte, diciamo, semiperiferica di Bologna. Viene costruito negli anni 60 e inizialmente ha una funzione da centro civico, viene trasformato poi in una scuola, ma dopo pochi anni avrà 30 anni di abbandono totale. Alcuni atti vandalici, alcune altre cose lo degradano da tutti i punti di vista, e quindi grazie alla social street di questa zona, che fu creata nel 2013, ha un pranzo nel giardino qui davanti allo stabile. Iniziamo a chiederci tra di noi cosa potevamo fare per scoprire di più su questo edificio. Abbiamo capito che l'interesse di tutti era entrare dentro questo edificio e farne qualcosa invece che lasciarlo all'abbandono più totale come era negli ultimi anni. A quel punto sono iniziate una serie di incontri tra noi cittadini e chiunque fosse interessato a capire di più sul nostro progetto. Cercavamo di capire quali erano le esigenze della popolazione, degli abitanti della zona, perché questa è sempre stata una zona puramente, diciamo, residenziale. E quindi abbiamo raccolto tutte queste idee, iniziato a elaborarle e iniziato a elaborare un progetto per questo posto, e abbiamo iniziato a parlare con gli interlocutori con cui c'era bisogno di parlare. Acer ci ha concesso l'utilizzo dello stabile, e il comune ha fatto da garante e noi ci siamo impegnati a riqualificarlo. Riqualificarlo da cima a fondo, nel senso che innanzitutto siamo partiti dalla riqualificazione puramente strutturale e adesso stiamo pian piano iniziando a far partire la riqualificazione, possiamo dire, vitale. La cosa più probabilmente interessante di tutto questo è stato come abbiamo deciso di operare dentro questo stabile. Abbiamo deciso di farlo noi e quindi ci siamo messi lì ad un tavolo e abbiamo detto: noi cosa sappiamo fare, chi sa fare cosa e chi non sa fare cosa lo impara. Due domeniche al mese ci ritrovavamo qua per quello che noi abbiamo chiamato l'incantiere, e quindi chi sapeva fare un impianto elettrico ha iniziato a fare l'impianto elettrico e a insegnarlo a chi non lo sapeva fare, chi sapeva tirare giù un muro ha iniziato a tirare giù i muri che c'erano da tirare giù, ovviamente coordinati dagli architetti di strada. E quindi diciamo che adesso è passato ad essere un luogo evidentemente abbandonato a un luogo vivibile. Ora inizia, diciamo, la seconda parte del progetto, che è appunto quello di viverlo. Tantissime attività sono già partite e quindi abbiamo il corso di yoga, abbiamo il corso di danza dolce, abbiamo il laboratorio che sviluppi le 8 competenze fondamentali con i ragazzi delle scuole medie, abbiamo dei concerti, abbiamo delle mostre, abbiamo delle presentazioni di libri. Ci sono una serie di realtà che adesso navigano attorno a questo stabile e che stanno collaborando per renderlo vivo. E questa è stata sempre, diciamo, un po' la nostra forza, quella di unire le realtà della zona, tutti dentro un unico contenitore, collaborare per la riuscita del progetto. Non è pensabile riuscire a risistemare tutto questo stabile, che è molto grande, da soli. Per fortuna da sempre abbiamo avuto l'appoggio di alcuni tecnici che ci hanno aiutato a partecipare a una serie di bandi. Siamo rientrati all'interno del piano di finanziamento del PON e quindi nel 2019 dovrebbero partire i lavori che riqualificheranno in toto lo stabile.
l'Italia che cambia, secondo me, o più che altro la mia speranza è che sia un'Italia più interessata. Io vedo nei giovani più interesse nelle cose, più interesse ad approfondire e più interesse a mettersi in gioco. A quelli della mia generazione piace appunto buttarsi e poi semmai parlare dopo o parlare quando si ha delle competenze per farlo e non fare le cose così per caso, per sentito dire. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia.